Tutti noi commettiamo errori, li commetto io, li commettete voi. La cosa importante però è imparare da questi errori per migliorarci, un'idea che sta alla base del metodo scientifico. Ne parliamo tra un secondo. Ben ritrovati naviganti, ormai si avvicinano le feste e tra pochi giorni ci prenderemo tutti una meritata pausa e prima di ricominciare nel nuovo anno con tanti nuovi progetti, nuove iniziative. Avrete forse notato, se siete iscritti all'avviso ai naviganti, alla mia newsletter settimanale, che è cambiato un po' il formato. Domenica è arrivato l'ultimo numero e avete visto che è un po' più ricco di materiali, è un po' più strutturato in una maniera diversa, con meno grafica se volete, un po' più leggero da questo punto di vista, e ho anche fatto un piccolo sondaggio tra chi la riceve per sapere se vi piace così il formato o se lo preferivate prima. Devo dire che il 98% dice che piace molto questo nuovo formato, e quindi se anche voi siete già iscritti e lo ricevete l'avviso ai naviganti, vi ringrazio. Se ancora non lo ricevete, vi metto qui sotto il link per iscrivervi. Naturalmente una mail alla settimana dove non solo vi racconto un po' i progetti che ho in corso, gli appuntamenti che stanno per arrivare, ma anche condivido una serie di approfondimenti, di libri che sto leggendo o che ho letto e che mi sembrano particolarmente utili, articoli, musica, film, insomma tante cose che penso possano essere utili per noi naviganti che ci mettiamo a esplorare nel mare sconfinato della conoscenza, spinti dal vento della curiosità. E a proposito di curiosità, forse vi ricordate il video della scorsa settimana dove raccontavo di questo canale dove un fotografo ha pubblicato delle critiche alla mia indagine sull'assassinio del presidente Kennedy, e segnalavo che quel video era disponibile solo per gli iscritti a pagamento, insomma, di quel canale. Ecco, forse quell'invito è servito perché ora quel video è disponibile e ne parliamo alla fine di questo episodio. Come vi dicevo, oggi parliamo di errori e in particolare, come dice il titolo, un errore che non farò mai più, prendendo prestito il titolo dello spassoso libro di David Foster Wallace, un'esperienza divertente che non farò mai più. In quel caso era una crociera terribile, ma nel mio caso invece è un'altra cosa. Ed è un errore importante che ho fatto quando ero poco più che un ragazzo, insomma avevo 19-20 anni, avevo iniziato da poco a dedicarmi a così tempo pieno a questa attività di indagine, di verifica, ma anche di racconto e di divulgazione di questi argomenti di cui avevo iniziato a occuparmi poi negli Stati Uniti come apprendista di James Randi. Bene, ero tornato naturalmente in Italia e avevo cominciato a tenere conferenze, mi invitavano a parlare in luoghi pubblici. C'era stata un'occasione in cui dovevo presentare un intervento di una ventina a 25 minuti circa su così il paranormale all'epoca di cui mi interessavo, le indagini, i trucchi dei medium, tutte quelle cose lì. E in quell'occasione in particolare c'era anche Piero Angela che partecipava a quell'incontro. Lui mi aveva già sentito parlare in altre occasioni, però quella volta lì volevo preparare qualcosa di speciale anche per avere un suo parere. Ero davvero, insomma, entusiasta alle prime armi e volevo capire se quelle cose che facevo andavano bene. Allora preparo la mia conferenza nei giorni precedenti, poi finalmente arriva il momento, parlano gli altri relatori, parla anche Piero Angela e poi tocca a me intervenire e io inizio raccontando, facendo vedere, poi c'era il video, poi c'era il filmato, poi facevo ancora quei giochi di prestigio per il pubblico, soprattutto per far capire come è facile essere ingannati, no? E quindi faccio questo, faccio quello, racconto e poi finiamo. Alla fine di tutta questa manifestazione ho modo, insomma, di parlarne un po' con Piero e gli chiedo: allora Piero, cosa ti è sembrata? No? Ero curioso di sapere il suo parere. Il suo parere è stato un po' lunga. Ecco, questa osservazione, ecco,
un po' lunga. Sì, era lunga. E per fortuna c'era stata anche una ripresa e ho potuto riguardarmi. E non capivo, come un po' lungo, ci ho messo tutto, cioè dovevo metterci tutte le cose importanti, come mai era lunga, cosa c'era che non andava. Riguardandomi, mi sono reso conto che ovviamente aveva ragione. Andavo troppo nel dettaglio, raccontavo troppe cose, insomma facevo anche le dimostrazioni, bene, per carità, però non era una serata dove c'era la mia conferenza, c'erano tante cose, quindi un intervento lungo come quello che ho fatto io, che avevo fatto 35-40 minuti forse, era troppo lungo perché erano tutti quanti tarati su meno tempo, 20 minuti. Insomma, è stata per me come dire, un'esperienza che mi ha segnato, perché sentirmi dire da una persona che ammiro così tanto, come Piero Angela, un po' lunga, era così troppo importante per me capire e migliorare da quell'errore. Diciamo che più o meno in quel periodo, forse già prima, insomma, mi ero familiarizzato con un concetto che poi sarebbe diventato proprio una regola di vita, non solo per quel che riguarda le conferenze, ma in tantissimi altri ambiti. E la regola è, l'avrete sicuramente sentita, o probabilmente anche in qualche altro formato, o in italiano, ma la regola è less is more. Che cosa significa? Significa meno è di più. In che senso? Nasce all'interno nell'ambito del design, no? Dove magari linee essenziali per una sedia, per una poltrona, per un tavolo, per un mobile sono molto più efficaci di tanti trattamenti barocchi pieni di curve, di robe che diventano pesanti, stancano. Lo stesso discorso naturalmente si può fare in qualunque ambito, non solo nel design, ma nella cucina, nella musica, nello spettacolo, nella letteratura, nella scrittura, no? Nella scrittura io ho trovato che less is more è la regola più importante di tutte, perché a volte nella scrittura si tende a riempire di particolari, di dettagli che rallentano la lettura, non sono inutili, non fanno andare avanti il racconto nel caso della narrativa. E allora bisogna imparare a tagliare, a togliere tutte quelle parti che allungano il brodo ma non portano effettivamente nulla all'avanzamento di una storia, per esempio. Quella è stata anche una bellissima lezione da mettere in pratica quando ho iniziato a scrivere romanzi, dove mi rendevo conto che c'era troppa roba. Attenzione, non sto dicendo che bisogna fare cose brevi, fare cose concise, librettini. Un libro come It di Stephen King sarà 1500 pagine più o meno. Di più? Ecco, lì in quel libro non trovate una parola superflua. È un librone enorme, ma vi avvince e vi catapulta in un mondo, perché è proprio scritto come va scritto, cioè tagliando tutto quello che è inutile, ma raccontando una storia piena, veramente piena, che sembra la vita vera. Allora capite che non significa ridurre tutto all'essenziale, ma significa metterci solo quello che serve. Non è così facile da spiegare in termini più precisi, perché bisogna ovviamente trovarsi in ogni determinata situazione. Per quel che riguarda le conferenze in particolare, ho imparato che bisogna condensare il discorso da fare, che bisogna trovare gli esempi più calzanti, più efficaci, più forti, ma provare soprattutto in anticipo il proprio intervento, cronometrarlo, vedere quanto dura, rendersi conto di fronte a un pubblico quanto può durare, quindi cercare di fare una esibizione anche magari di fronte a poche persone, raccontando quello che si direbbe nella conferenza. Le prime volte è fondamentale fare così, no? E ci si rende conto che a volte si tende a strafare, ad aggiungere particolari, ad aggiungere dettagli, cose che poi si allungano all'infinito. Che può andare bene, ripeto, in certi contesti. Ci sono relatori che parlano 2 ore, 3 ore, 4 ore e il pubblico non ne vorrebbe ancora, non si stanca perché effettivamente sanno essere affascinati. Ma se invece il contesto in cui dovete parlare, in questo caso, ha degli slot, degli spazi con un tempo limitato, è un errore gravissimo quello di non rispettare quei tempi. Beh, insomma, spero da allora di aver imparato qualcosa su come rispettare i tempi, come restare nei tempi, e devo dire che questa regola del less is more, la prima volta che l'ho trovata, di cui non ho sentito parlare, in realtà era nell'ambito della magia, dell'illusionismo, perché c'era un grandissimo pensatore dell'arte della magia,
che poi è diventato anche un amico, di cui leggevo veramente con avidità tutti i libri. Si chiamava Eugene Berger, è mancato purtroppo da poco. Questo era il libro Spirit Theater che mi aveva non solo introdotto al mondo dello spiritismo da spettacolo, ma proprio anche questa filosofia del less is more. Perché nelle esibizioni di questo tipo, dove si creano finte sedute spiritiche per intrattenimento, ovviamente nessuno prende in giro nessuno, no? È spettacolo, si tende magari a strafare, a creare il fantasma che arriva, le manifestazioni, invece no. In questo tipo di esibizioni, less is more veramente, cioè meno fai e più la fantasia, la suggestione dei partecipanti aggiunge particolari, aggiunge emozione, aggiunge cose che non ci sono se non nella loro testa. È così, no, che nel passato, nell'Ottocento, le sedute spiritiche riuscivano a far vedere le cose più incredibili alle persone, cose che non succedevano se non nella loro immaginazione. Stessa regola vale nel mentalismo, che è un'altra branca dell'arte della magia, dell'illusionismo, dove se tu pieghi i cucchiaini, leggi la mente, indovini che carta sceglierà un altro, insomma, fai una quantità di robe, è ovvio che non ti prendono sul serio, no? Che sembri un prestigiatore che fa tanti giochi. Ma se invece ne fai uno, ne fai due, e quelle cose sono presentate in una maniera che sembra veramente essere dovuta a uno sforzo mentale incredibile, la cosa può risultare più accattivante, più credibile. Attenzione, non sto dicendo, e lo sottolineo molto bene, che qualcuno che fa il mentalista, che magari ci sta guardando adesso, deve andare in giro a dire che quello che riesce a ottenere grazie alle sue facoltà mentali, grazie ai suoi poteri paranormali, o grazie, come spesso va di moda adesso, a particolari sensibilità psicologiche, la capacità di leggere le microespressioni, la PNL, sono tutte così, sono tutte bandierine che si mettono per creare questa illusione. Ma alla fine i giochi sono sempre giochi di prestigio, sono sempre manipolazioni, sostituzioni, sono giochi, sono proprio giochi. Non facciamo credere cose che non sono. Va bene nell'ambito dell'esibizione, ma quando si scende dal palco questo non va più bene. Chiusa la parentesi per gli amici maghi, prestigiatori su cui spesso, con i quali spesso si discute, no, di questi argomenti. Per tornare al nostro less is more e all'esigenza, insomma, di correggersi, di migliorarsi dei propri errori, dicevo all'inizio che questa è la base del metodo scientifico, cioè quando si fa una ricerca, l'obiettivo proprio principale che ha ogni ricercatore è quella di rendere condiviso al resto della comunità scientifica quello che ha scoperto. E come lo fa? Lo fa pubblicando i suoi lavori su riviste scientifiche accreditate, dove ci sono dei referee, cioè ci sono altri esperti che leggono quell'articolo e capiscono se è affidabile, se bisogna migliorare delle parti, se bisogna rifare certi esperimenti, descriverli meglio, eccetera, e poi lo accettano. Quando lo pubblicano su una rivista di questo tipo e il resto della comunità scientifica può leggere quel lavoro, allora il ricercatore che ha realizzato quella ricerca aspetta le critiche, le va a cercare, aspetta che qualcuno gli dica che errore ha fatto, perché in questo modo potrà migliorare il suo esperimento, potrà capire dove ha sbagliato, potrà capire se sta seguendo una pista cieca che non porterà da nessuna parte o se invece c'è qualcosa che vale la pena approfondire, migliorando però il protocollo. Insomma, le critiche, gli errori, sono la benzina della scienza. Il metodo scientifico è un continuo fare errori, migliorare. E migliorare vuol dire migliorare i protocolli, migliorare la ricerca delle prove, gli esperimenti. Non si può andare avanti nelle conoscenze se non si sbaglia, se non si costruisce su questi errori. E a proposito di errori, vi dicevo all'inizio che è stato messo online questo video dove viene criticata la mia indagine sul presidente Kennedy, o meglio, non la mia indagine sul presidente Kennedy, ma un video di pochi minuti dove riassumevo alcuni punti principali. La mia indagine la potete trovare, per esempio, nel Mondo Sottosopra, che è il mio nuovo libro, e lì trovate un bel resoconto di un 100-150 pagine dove raccolgo gran parte delle cose importanti che riguardano questa vicenda. Poi chiaramente se voi volete approfondire di più ci sono una marea di testi veramente scritti come si deve, con un approccio scientifico, storico, no? Alle fonti, alle verifiche.
magari poi ve li condividerò. Però vi dicevo che questo video che è stato messo online per criticarmi, insomma, lo aspettavo, ero curioso di vederlo perché, insomma, come ho raccontato nel video della scorsa settimana, mi interesso di questo caso da 25 anni, ho veramente letto tantissimo, sono andato sui posti, sono andato a Dallas, ho parlato con gli esperti, è un'idea, insomma, penso di essermela fatta e quindi mi aspettavo che, sostenendo che io avessi detto un branco di fesserie, nel nuovo video ci fossero delle rivelazioni effettivamente che smentivano quello che avevo da dire. Beh, insomma, è molto interessante stata la visione di questo video e sono lieto che sia adesso condiviso. Per sicurezza io me ne sono scaricata una copia, non vorrei che magari sparisse per qualche problema ai server e quindi preferisco tenerla a disposizione perché credo meriti una risposta dettagliata. È un esempio, insomma, del lavoro, diciamo così, di chi segue una certa mentalità complottista, di chi vede i complotti dappertutto. Complotti, ripeto, ci sono, sono stati smascherati tante volte, da giornalisti, dai cronisti, in genere, da chi fa inchieste come si deve, con metodo, no? A volte è capitato anche che qualche non esperto abbia aiutato a sventare, a smentire qualche vero complotto. Non è mai successo nemmeno una volta che uno di questi complottisti abbia davvero trovato qualcosa di nuovo, abbia smascherato una qualche cospirazione autentica. Non è mai successo. E nemmeno questo è il caso. Quindi dicevo, è importante che questo video sia online e che io me ne sia fatto una copia per sicurezza, perché avrete modo di vedere subito dopo le feste come si fanno le vere indagini e come invece, come sempre succede, si resta in certi ambiti in superficie. Come dicevo nel video della scorsa settimana, il complottismo è proprio il culto della superficialità, di chi pensa di sapere tante cose, di chi pensa di avere gli strumenti e invece, realizzando questo tipo di, così, di attacchi o comunque di critiche al lavoro di chi, invece si basa su fonti, che si possono verificare, che si possono accertare, rivela di non sapere bene come si fa questo lavoro. Ma insomma, è una cosa che credo varrà la pena approfondire proprio nel dettaglio e quindi su questo video in particolare, di risposta, se vogliamo chiamarlo così, alle accuse che mi sono state rivolte relativamente all'assassinio del presidente Kennedy, vi darò appuntamento a dopo le feste. Così potrete in qualche modo pensarci durante questi giorni di feste. Anzi, vi do un compito. Provate a cercarlo questo video, non vi metto il link per non fare naturalmente pubblicità, lo trovate facilmente, non ci vuole molto. Guardate se riuscite, insomma, a guardarlo fino alla fine e segnatevi, le cose che non vi convincono di questo video, quelle che possono sembrarvi degli errori. Certo, bisognerebbe avere una conoscenza approfondita del caso, no? Per capire esattamente che cosa sta succedendo, ma a me interessa anche vedere se sulla base di tutti i video che abbiamo condiviso qui sul mio canale o anche dei miei libri, Il Mondo Sottosopra e tutti gli altri precedenti, dove cerco di condividere anche gli strumenti critici, no? Con cui indagare e analizzare certe affermazioni. Ecco, vorrei vedere se riuscite a, guardando un video di questo tipo, utilizzando un po' delle informazioni, dei materiali che vi ho condiviso, a cogliere quelle che sono gli aspetti veramente interessanti e di cui parleremo, come vi dicevo, dopo le feste. Come di consueto, vediamo qualche consiglio di lettura per approfondire qualcosa sul tema degli errori proprio. Allora vi consiglio di Matteo Motterlini Trappole mentali, che è una bella disamina dei principali bias cognitivi, per capire come mai ci lasciamo ingannare dal nostro cervello, quali sono, e anche conoscendoli non è che non ci ingannino, però insomma almeno ne siamo consapevoli, è un'ottima raccolta, più o meno sullo stesso tema, Prevedibilmente razionali di Dan Ariely. Tutte le scelte che influenzano le nostre decisioni, quindi un approccio un po' diverso anche dal punto di vista economico, di cui si occupa in particolare Ariely, l'economia cognitiva. Poi vi suggerisco invece un libro divertente sul tema, Che sbaglio, non a caso è stampato al contrario, quindi parte dalla fine e comincia con l'inizio, insomma, però è divertente, ci sono errori
li vedete, non so se riuscite a vedere questo è un esempio, questo terrazzo bene con la finestra, questo terrazzo, mi sono dimenticato di fare la finestra per darvi un'idea delle fesserie, non so, la freccia che indica che bisogna andare in questa direzione, ma purtroppo c'è un palo davanti di fronte a questa freccia e così via, insomma ci sono davvero una quantità, così, una cosa divertente sugli errori e sempre con questo approccio, però dal punto di vista psicologico questa volta, come mai guardiamo le cose e non le vediamo? Come mai ci dimentichiamo il nome di una persona che ci è appena stato pronunciato, in pochi secondi dimentichiamo qualcosa che abbiamo appena sentito? E soprattutto come mai siamo convinti di essere più bravi della media, di sapere più cose degli altri, no? Pensiamo ai nostri amici complottisti. Beh, Why We Make Mistakes di Joseph Hallinan, e guarda, questa è anche una cosa divertente, chiaramente la copertina è tagliata male, ma è voluto ovviamente, non è un errore, per far capire come tutti quanti siamo portati all'errore. Vi consiglio anche questo. E naturalmente, se siete appassionati di magia, ma ahimè temo che non sarà facile trovarlo a prezzi tanto accessibili, o magari l'hanno ristampato e non ho più verificato, Spirit Theater di Eugene Berger, se siete appassionati non solo di temi di mentalismo, di giochi di prestigio, ma in particolare alla psicologia che ci sta dietro, all'arte che sta dietro alla messa in scena di queste grandi esibizioni. Eugene Berger è stato un grande, sicuramente torneremo a parlarne. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina a farci questa bella chiacchierata e ci rivediamo venerdì perché c'è una bella sorpresa. A presto!